Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi i miei capelli sono veramente strani. Questa forma si è creata da sola. Comunque, oggi video vlog parliamo un po' insieme e nel frattempo mi sfogo un po' con voi. Di cosa parliamo oggi? Del canale YouTube, visto che è da tanto che molte di voi mi hanno chiesto come funziona. Per magari poter iniziare, e adesso io vi dico la mia esperienza e più o meno tutto quello che ci sta dietro. Allora, io ho aperto il canale YouTube nel 2016, ma non ho mai fatto video fino al 2019, mi sembra. Così l'ho buttato, ho detto vabbè, ci provo, anche perché seguivo e guardavo tantissimo delle youtuber di un certo calibro, tra cui Carlita Dolce, Deborah Fulli, Cleo Toms, Chiara Paradisi, insomma, e guardavo anche quelli americani, cinesi, mi piaceva. Quindi ho provato anch'io a fare dei tutorial, dei video e delle ricette, così. E ad oggi devo dire che sono all'inizio di un piccolo traguardo. YouTube funziona che nel momento in cui apri il tuo canale devi avere 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione entro il tempo prestabilito. Prima era molto più facile arrivare alla monetizzazione, adesso mi sembra che sia molto ma molto più difficile. Perché ci sono troppi canali YouTube e quindi devi avere veramente tanta fortuna. Poi, nel momento in cui ho messo il mio primo video, ho aperto Telegram. Telegram ci sono molti gruppi che ti aiutano per le visualizzazioni, per gli iscritti, appunto riguardo il canale YouTube. Però ci sono gruppi e gruppi, che poi alla fine i gruppi sono tutti uguali. Tu scambi con una persona, quella persona vede il tuo video, viceversa, e magari con vari account si raggiunge un po' prima tutto quanto. Io sono stata in vari gruppi, che sinceramente ne sono stata anche proprietaria, admin, controllavo un po' tutto, però è veramente un grosso impegno stare dietro a tutto questo. Poi ci sono i proprietari dei gruppi che alcuni si sentono onnipotenti, che così dall'oggi al domani ti buttano fuori, come mi è capitato a me. Stamattina ero in un gruppo e vado per guardare e non c'ero più, ero anche addirittura stata bloccata dal proprietario, voglio dire, si sentono anche onnipotenti. Spero che adesso si senta bene. Qui siamo a livello sfogo, ma a me non cambia nulla perché io ho altri gruppi che faccio parte e poi tante persone che mi seguono scambiamo anche privatamente, quindi a me personalmente non hai fatto nulla. Dicevo, YouTube, io quando ho raggiunto le 4000 ore e 1000 iscritti ho ricevuto una lettera a casa di Google AdSense, dove posteggiare il mio canale con appunto il partner. E vi dicevo, perché poi dietro ai gruppi di Telegram ci sono delle regole che non è il caso mio, voglio ripeterlo fino alla fine. Fanno i furbi rispetto all'orario, le visualizzazioni, insomma, tagliano l'ora prestabilita se il video dura 5 minuti, 10 minuti, insomma. Io purtroppo ho un problema col mio iPhone 8 che a volte l'orario spunta e a volte no. Però sei tu che io ti dico, non fa per me, nel senso che io non sono quel genere di persona che taglia l'orario e vuole fare la furba. E tu non mi credi? Non è un problema mio, è un problema tuo e della tua insicurezza riguardo alle persone.
Infatti mi ha anche detto, ci sono state delle lamentele di altre persone che tu non fai vedere l'orario oppure lo tagli. Se queste persone avessero avuto questi problemi, me lo avrebbero detto e non avrebbero più scambiato con me. Invece con me hanno sempre scambiato tutti quanti, tranne lui e qualcuno della sua ciurma, mettiamola così, qualcuno con dei problemi seri di testa, secondo me. Tutto questo succede quando si fa parte appunto dei gruppi Telegram con tante persone che non si possono gestire 100-200 persone e quindi c'è sempre qualcuno penalizzato oppure qualcuno che ti sta sul naso e quindi fanno i lecchini con i proprietari, diventano admin, diventano insomma un po' la vita normale. Personalmente a me non hai fatto nulla. Perché il mio canale continua, le visualizzazioni stamattina ne ho fatte a migliaia, quindi non capisco il tuo problema mentale. Pazienza. Io campo e vivo lo stesso, non mi taglio le vene, stai sicuro. Ma comunque, giriamo pagina e continuiamo appunto il video con quello che vi stavo dicendo all'inizio riguardo il canale Ok, YouTube. sono stata interrotta, ma nel frattempo ho legato i capelli. Stavo dicendo che poi ti arriva una lettera da Google AdSense dove praticamente devi collegare il tuo canale YouTube con il partnership, insomma, con dei codici, poi ci vuole una carta tipo io ho la Postpay con l'IBAN perché nel momento in cui arrivi a una certa disposizione di soldi direttamente ti vengono messi sulla carta. Io già li ho presi 3 volte, ragazzi. Sono pochi, però meglio di niente. Vi dicevo, poi ci sono i gruppi Telegram che ti aiutano, però vi ripeto, ci sono quei fondatori di alcuni gruppi che si sentono Gesù Cristo, ma sinceramente sono terra terra, si sentono superiori, vabbè, lasciamoli nella loro convinzione. YouTube, devo dire che più che un lavoro, ragazzi, è una passione, perché se a te piace mettere sui video la tua vita, quello che ti accade, quello che ti succede, ci sono le critiche, ci sono i bei commenti, c'è un po' di tutto. Quindi devi anche capire e soprattutto farti forza perché i leoni da tastiera ci sono ovunque. E YouTube è forse il peggiore perché veramente ti aiuta ad emergere, ma ti può anche aiutare a sprofondare. Ho conosciuto varie persone che hanno iniziato bene, ma poi hanno mollato per stanchezza più che altro, perché veramente ci devi stare dietro. Appena non pubblichi una volta, veramente il tuo canale ha un ribasso allucinante. Quindi la media delle pubblicazioni sono 2-3 massima a settimana. Poi se una pubblica tutti i giorni, ben venga. Poi ci sono i vlogmas, insomma, se guardate le mie playlist vedrete un po' più o meno tutto sistemato. E nulla, ragazzi. Volevo appunto parlarvi di questa cosa perché veramente molti di voi non fanno altro che chiedermelo, che magari vorrebbero iniziare oppure vorrebbero capire meglio come funziona. Ovviamente devi avere tanta pazienza, tanta voglia di registrare e soprattutto tanta consapevolezza che se non hai una certa fortuna ci vuole tempo, ma tanto tempo. Io ho iniziato a pubblicare nel 2019, quindi sono 4 anni all'incirca che pubblico, no, forse nel 2020, quando c'era il periodo della pandemia, ora non mi ricordo. Quindi ci vuole molta costanza, sì, con i capelli legati è decisamente meglio, sembravo molta costanza, poi ci vogliono anche, bisogna stare attenti alla musica, se c'è il copyright, i diritti, ragazzi. Veramente, se si deve paragonare un lavoro, è un lavoro massacrante.
Infatti io ho un lavoro mio personale, però non so, fra qualche anno voglio che diventi YouTube il mio lavoro principale, anche se guadagnerò 100-200 euro al mese, raga, sono niente. Cioè, basta che fai un ordine su Shein o vai al supermercato, si finiscono. Però ci sono molte persone che non hanno mai lavorato e stanno a casa. Secondo me è un buon inizio per avere un piccolo guadagno. Quindi io invito molte persone ad avere appunto pazienza, portare dei vari contenuti, non solo una categoria. Ho molte conoscenze su YouTuber che fanno solo game, solo make-up o solo ricette. Il mio è vario, ad esempio. C'è dal make-up, dalla cucina, game no, perché non amo tanto i videogiochi, ecco, però mi piace guardarli, però personalmente non amo giocare. La vita quotidiana delle persone, la loro casa, insomma, un po' tutto. E nulla, ragazzi, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, che alcune persone che si sentono onnipotenti la smettono di fare appunto queste stronzate.